Stiamo cercando di recuperare il tempo purtroppo perduto con una pista importante che va da Martinsicuro a San Salvo, ancora più importante quella che è più bella, più caratteristica, quella che abbiamo in provincia di Chieti, da Francavilla a San Salvo, ma noi intendiamo, guardiamo a queste piste non solo in termini turistici ma anche come mobilità sostenibile, mobilità residenziale, per cui andiamo avanti con questo progetto coinvolgendo Trenitalia e RFI, perché chiaramente tutte le stazioni debbono dotarsi di quegli impianti necessari. C'è già un accordo per cui la bicicletta non paga il bagaglio e quindi viaggiamo in questa direzione. Ci crediamo talmente tanto che ci stiamo proponendo come Regione capofila per un progetto ancora più ambizioso, cioè quello non solo due ruote e treno, ma quello di nave, due ruote e treno. Un progetto importante che la Comunità Europea ha attenzionato. Abbiamo già avuto i primi contatti, la settimana prossima credo che sarò a Bruxelles per discutere di un progetto di cui l'Abruzzo si vuole fare capofila, che va dalla Grecia e finisce in Puglia. Noi già dall'incontro con Marsilio io avevo detto al Presidente che l'obiettivo è possibile, che personalmente con il Consiglio di Amministrazione abbiamo una strategia in questo senso e che in un anno e mezzo potremmo portare l'aeroporto a un successo che aspetta da 20 anni. Naturalmente tutti devono sapere che nessuno atterra gratis in aeroporti come questi, che non sono né Fiumicino né Malpensa, quindi a fronte di una strategia che noi abbiamo ci vogliono degli investimenti. Col Presidente della Regione e la Giunta regionale stiamo ragionando se ci saranno questi investimenti e a noi sarà data la possibilità di sperimentare questa strategia. Io sono abbastanza ottimista che potremmo avere questo risultato in un anno e mezzo.